Tra i produttori di smartphone cinesi non si può dire certo che Ulefone sia tra i più conosciuti. Tra l'altro, la sfortunata assonanza con Elephone, altro marchio cinese ben più conosciuto, non giova all'immagine di questo brand, su cui pesa anche una scarsa inventiva estetica che possono dare invece altri prodotti, come in questo caso il B-Touch, che assomiglia moltissimo all'iPhone 6. In questo caso la versione Plus. In realtà però la prova quotidiana di Ulefone B-Touch ci ha permesso di capire come anche un produttore cinese di breve esperienza sia capace di offrire ottimi smartphone con un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo, come confermato anche dal successo riscosso nelle vendite sia in Cina che all'estero. Con il design che si ispira senza pudore alle linee dell'iPhone 6, materiali costruttivi che surclassano la concorrenza di pari fascia e la dotazione di un sensore di impronte digitali, l'intenzione è quella di offrire il top, però rimanendo sotto al tetto dei 200 euro. Questa è la nostra recensione completa e ringraziamo grossoshop.net per averci fornito il sample in questione. Ulefone B-Touch non è l'alternativa economica all'iPhone 6 come molti lo hanno definito, ma un prodotto il cui intento è quello di offrire qualcosa di diverso in un mercato saturo di dispositivi tra loro indistinguibili. Questo smartphone ci ha colpiti e ve lo mostreremo ora nella recensione completa. Questo smartphone è tra tutti quelli che abbiamo provato è quello che si ispira di più alla linea dell'iPhone 6 Plus in particolare, viste le dimensioni dello schermo. La somiglianza è immediata dettata dalla conformazione circolare del tasto home centrale, dalla sfondatura di quattro angoli che sembra essere ricalcata su quella del melafonino e la cornice laterale in metallo, capace di donare al dispositivo un look premium. Tra l'altro la somiglianza è anche funzionale, dato che il lettore di impronta è incorporato nel tasto home allo stesso modo del Touch ID e non posizionato sul retro come la maggior parte dei dispositivi cinesi dotati di questa tecnologia fingerprint, rendendo il suo utilizzo decisamente più comodo. Girando lo smartphone si perde la somiglianza estetica con il melafonino, sia per la cover removibile in plastica, sia per il posizionamento della fotocamera, che in questo caso è in alto in posizione centrale. Al di sotto di essa troviamo il flash a LED singolo e il logo Ulefone. Rimuovendo la back cover, poi, come abbiamo visto, abbiamo lo slot per la micro SD, le due SIM standard e la batteria inamovibile da 2550 mAh. L'alluminio utilizzato per la cornice testimonia la cura nella scelta dei materiali, confermata anche da tasti fisici. In particolare troviamo sia quello per l'accensione e spegnimento che quello per la regolazione del volume sul bordo sinistro, invece che su quello destro. Si tratta di una soluzione piuttosto insolita, ma a cui ci siamo abituati solo dopo qualche giorno e che tutto sommato potrebbe venire comoda per una persona mancina. Il bordo superiore invece ospita sia il foro per il jack da 3,5 mm per gli auricolari che la porta micro USB per la ricarica e il trasferimento dati con il PC. Ottima la scelta di lasciare sullo spazio inferiore lo spazio non solo per il microfono ma anche per il foro degli altoparlanti, i quali consentono una buona diffusione del suono anche quando il dispositivo è poggiato su un piano. Nonostante l'ampio display da 5,5 pollici, la risoluzione si ferma ai 1280x720 pixel, quindi una risoluzione HD, e la densità effettiva è quella di 294 ppi, un valore sufficiente ad assicurare una visibilità più che accettabile. Considerato però l'ingresso, anche in questa fascia di prezzo, di schermi a 1080p, avremmo preferito una risoluzione maggiore, in modo tale da assicurare una piena godibilità davanti a tutte le attività. I parametri con cui valutiamo la qualità dello schermo sono allineati alla concorrenza cinese di fascia media. Abbiamo angoli di visione sufficientemente ampi, una profondità dei neri e contrasti nei limiti di quanto offrono gli attuali schermi Sharp, e un'intensità della retroilluminazione buona, ma non tale da garantire una perfetta visibilità all'aperto. L'unica eccezione purtroppo è rappresentata dalla riproduzione dei colori, i quali appaiono leggermente meno vivaci e saturi rispetto ad altri schermi LCD che abbiamo avuto modo di valutare, e sembrano variare leggermente più del dovuto inclinando il dispositivo. Probabile che questo sia dovuto a una distribuzione e a una potenza non impeccabile dei LED di retroilluminazione, comunemente montati sui dispositivi cinesi. Da un lato non si può non apprezzare il minor carico sul processore da parte della risoluzione più bassa, data la gestione di un minor numero di pixel, con conseguenti benefici in termini di consumi di attività. Dall'altra però questo display non rappresenta certo il punto di forza di questo smartphone, un tradizionale display Sharp con un impatto visivo discreto, ma su cui pesa appunto la configurazione per il backlighting non proprio ottimale. Anche Ulefone, come la stragrande maggioranza degli smartphone cinesi, ha optato per un processore MediaTek. È sbagliato però vedere in questo un limite, dati i grandi passi in avanti che la casa cinese è riuscita a compiere negli ultimi anni. Abbiamo una nuova lineup a 64 bit, abbiamo un processore octa-core ottimizzato MTK6572 da 1.7 GHz di frequenza, abbiamo soprattutto la GPU Mali T760, capace di gestire anche i giochi con requisiti hardware più elevati. Questa GPU riesce a gestire ad esempio giochi come quelli proposti da Gameloft, come Asphalt 8, Dungeon Hunter 5, Nova 3, Mortal Kombat 5 o anche Dead Trigger 2.
combinato con ben 3 GB di memoria RAM, è capace di un'attività di un multitasking davvero impeccabili, che si traducono nella possibilità di avere aperte un gran numero di app contemporaneamente e nell'assenza di lag davanti a qualsiasi attività. Dobbiamo dire che siamo infatti molto soddisfatti delle prestazioni di questo smartphone. La memoria interna è da 16 GB ed offre uno spazio di 12 GB e mezzo lasciato libero dal sistema per l'installazione di app e giochi o l'archiviazione di file multimediali e non. Considerando che possiamo sfruttare anche poi lo spazio offerto dalla microSD, crediamo che dal punto di vista della memoria non ci sia assolutamente problema. Nulla da segnalare anche lato GPS, che abbiamo testato tramite l'app GPS Status, capace di agganciare i satelliti anche dal primo fix in pochissimi secondi e con una discreta accuratezza. Nessun problema quindi ad utilizzare il B-Touch anche come navigatore, sfruttando quindi l'ampio schermo. A testimonianza di quanto affermato in precedenza, possiamo quindi confermarvi come il multitasking si comporti molto bene. Si può accedere al carrello delle applicazioni direttamente dal tasto centrale e si può pulire semplicemente con il tasto del cestino. Dal punto di vista della connettività e della navigazione web, Ulefone B-Touch si comporta davvero bene. Intanto, la connettività rientra tra le note positive di questo smartphone, offre infatti una piena compatibilità con tutti gli operatori italiani, anche per quanto riguarda le frequenze 4G, supportando anche la rete LTE 800 MHz utilizzata in parte da Wind. Va segnalato anche che il supporto Dual SIM permette lo switch a caldo del 4G, anche se, almeno a nostra, diciamo, modesta opinione, è difficile che si abbia l'opportunità di switchare dalla massima velocità sia su una scheda 1 che su una scheda 2. Al di là di questo, possiamo dirvi che si comporta molto bene poi lo smartphone in navigazione web, anche se il browser stock preinstallato non è uno dei migliori e noi preferiamo andare ad esempio su Google Chrome. Quando il sito non è ancora caricato, con il browser stock di sistema si ha qualche piccolo problema di scroll, ma niente di particolarmente limitante nella navigazione. Siti pesanti come ad esempio quello di Repubblica si caricano magari un po' più lentamente e si può notare, come potete vedere in questo momento, quando vengono caricati anche comprensivi delle immagini. Ulefone B-Touch si affida ad Android Lollipop 5.0 in versione stock, senza alcuna personalizzazione da parte del produttore. Per fortuna, ci sentiamo di aggiungere, dato che talvolta i piccoli produttori cinesi preinstallano inutili applicazioni in lingua cinese e spesso non removibili. In questo caso abbiamo una versione assolutamente stock e pura, con pochissime applicazioni preinstallate, addirittura a volte senza alcune delle più recenti Google Apps, ma questo potrebbe essere sicuramente una delle note positive. Una piccola nota va fatta sicuramente per il lettore di impronte, posizionato, come abbiamo detto già in precedenza, in corrispondenza del tasto fisico Home. In questo caso è sufficiente poggiare il dito sul sensore per rilevare l'impronta, anche se, per quanto ci riguarda, il funzionamento è stato abbastanza buono, anche se di tanto in tanto non ha riconosciuto la nostra impronta, costringendoci a utilizzare il codice che si mette, diciamo, come backup. La fotocamera, come quasi era lecito aspettarsi, è esattamente quella del sensore Sony IMX214 utilizzata da tantissimi smartphone cinesi, che tra le specifiche includono una fotocamera 13 megapixel come in questo caso. Data l'assenza di particolari personalizzazioni sul firmware, la qualità fotografica è la stessa che abbiamo avuto modo di constatare sul Cubot X10 o sull'Elephone P7000, giusto per citare qualche esempio. Valgono anche qui infatti le stesse considerazioni fatte per questi altri smartphone. Per un utente comune che limita l'utilizzo della fotocamera alla condivisione sui social o su WhatsApp o qualche scatto occasionale, la qualità delle foto è sicuramente soddisfacente. La qualità delle foto è appunto soddisfacente, date le condizioni di luce molto buone. Mostrano anche una buona ricchezza dei dettagli grazie a bassi livelli di rumore digitale e una discreta riproduzione dei colori, viziata leggermente dal limite dello schermo, dove i colori appaiono meno vivaci e saturi magari rispetto alla riproduzione su PC. Al solito la situazione peggiore è in condizioni di luce non ottimali, in cui si può notare come la perdita di fedeltà dei colori e un aumento del rumore digitale sia dovuto anche a una messa a fuoco non tanto perfetta e un flash a singolo LED che pecca un po' di potenza e che non risulta sempre utile in condizioni di bassa luminosità. La batteria è da 2500 mAh e sicuramente non sfigura, ma ci siamo resi conto che il processore ancora non è al massimo dell'ottimizzazione e si superano difficilmente le 3 ore e 20 minuti di schermo acceso a seconda delle attività che si svolgono. Se vi piace videogiocare è difficile sarà arrivare a sera, altrimenti potete arrivarci ancora con un po' di autonomia residua. Questo smartphone è in vendita su grossoshop.net a circa 190€ e punta ad offrire un'esperienza completa. È stata una sorpresa poiché questa azienda ha dimostrato il suo valore grazie
grazie a un design che sicuramente non è originale, ma è sicuramente funzionale. Mentre per quanto riguarda la sua gestione, possiamo dire che rappresenta un mix equilibrato e sapiente degli ingredienti, come ad esempio Android Lollipop, che gira bene e in modo fluido grazie anche ai 3 GB di RAM, e sfrutta molto bene il processore MediaTek, soprattutto per quanto riguarda le attività di videogaming. Purtroppo il sensore di impronte digitali non ci è sembrato sempre precisissimo, ma ancora reputiamo che sia una tecnologia in via di sviluppo. Con questo si conclude la nostra recensione. Se vi è piaciuta, mettete un mi piace a questo video, pollice alto, oppure semplicemente iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime prove. Vi aspettiamo sempre qui su tecnologici.net. A presto!